Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale di The Sims. Eccoci di nuovo qui con Super Mario Sunshine, pronti a continuare la nostra ricerca dei soli custodi. Quindi buttiamoci subito sull'isola di Delfinia e ricominciamo la ricerca. Allora ragazzi, premetto, è un po' che non gioco perché avevo registrato molti episodi in precedenza e quindi ne ho approfittato in questo periodo perché avevo alcuni impegni personali. In più vi avviso subito, giusto un paio di giorni fa ho avuto un incidente domestico, casalingo, e mi sono rotto una mano. Quindi io il pad riesco a impugnarlo. Vediamo cosa ne sarà del gameplay, se farà abbastanza ridere, se verrà fuori qualcosa di buono o che altro. E intanto iniziamo a vedere. Ho sbagliato. Iniziamo a vedere come eravamo messi con i soli custodi. Ok, ci eravamo lasciati con due soli custodi mancanti a Girasolandia e quello di Porto Giocondo, dove ci serviva lo Yoshi. Lo Yoshi abbiamo sbloccato, quindi direi che per questo episodio possiamo pensare di fare questi tre. Così viene fuori magari un episodio breve e io vedo come mi reagisce la mano. Tutto qua. Quindi dai, torniamo a Girasolandia, che è di là. Bene, dai, andiamo appunto a Girasolandia, che se ben ricordo è quello che per l'accesso è il punto dove ci cannonano. Allora, tanto adesso devo un attimo capire come giostrarmi il pad perché appunto sono ingessato, ho giusto liberi il pollice, l'indice e il medio, però con mobilità ridotta. Abbiamo azzeccato il mondo. Girasolandia. Mario Ombras gira nel parco. Bene, dai, speriamo sia una cosa rapida. Andiamo. Bene, andiamo. Poi noi dobbiamo ricordarci che qui c'è comunque da fare dell'altro. Tipo nel primo livello mi sembra non avevamo recuperato le monete blu nascoste sotto a queste ceste, quindi dovremo poi rifarlo. Ci penseremo più avanti. Andiamo a cercare Mario Ombra. Dove sta? Eccolo. Ecco, già qua i salti fatti così non mi sconfinferano molto. Tu vieni qua. Allora, la mia mobilità è alquanto ridicola. E continuiamo a spararli. Dove è andato? Vieni qua. Perché passi da lì? Brutto fetecchione. Vieni qua. Ricominciamo il giro. Aia. Bella vita e te senza mani scassate. Ma cosa scivoli? Io passo di qua, eh? Mi scusi. Com'è che non lo piglio? Oh, ce l'abbiamo fatta. Ok,
Mario Ombra, che ovviamente abbiamo scoperto in precedenza essere Baby Bowser. Sembrava strano un Super Mario senza Bowser. Benissimo. C'è sempre il fascio luminoso lì per Baia dei Nochi, mi sembra sia. Niente, noi adesso ritorniamo a Girasolandia, pronti per fare l'ultimo livello, sperando sia alla nostra portata. Certo che è un modo un po' più gentile, no, eh? Montagne russe e palloni gonfiati. Bene. Vediamo cosa dobbiamo fare. Allora, intanto entriamo nel parco. Poi vediamo dove dobbiamo dirigerci. Ci sono quelli. Dovremmo andare presumibilmente appunto sulle montagne russe. Vediamo se è la salita da, no, dalla nave non credo. Probabilmente fin su su. Andiamo a vedere. Mamma mia, che dolore la mano. Proviamo a passare da qui. Di qua? No, non è qua. Dove dobbiamo andare? Forse là. Proviamo a saltare dal nostro amico. Ah, c'era il ponticello. Opa. Scusi, buon uomo. Devo chiedere a voi? Mi scusi. You, yahoo. No, non è questo. Benvenuto alla grande riapertura delle montagne russe. Partecipa al gioco palloni gonfiati. Devi far esplodere tutti i palloni con i razzi d'acqua. Vuoi provare? Proviamo. Sicuramente perderemo, eh? Ovviamente vi faccio vedere la volta buona. Magari la prima, anche se non va bene. Dai, poi decido in post. Bene, eccoci qua. Dobbiamo colpire i palloncini. Ecco, iniziamo alla grande, direi, no? Uno. Forse è meglio colpire questi. Ecco, un altro palloncino, un altro missile sprecato. Sparo alla grande. Siamo a 4. Vediamo di fare un bel colpo qui. Un 2-3 alla grandissima sto giro. Excellent, via. Tu? Preso. 2, ohia, grande. Questi. E purtroppo io piglio la mira, ma poi spara. Ah, ecco. Avete capito come spara? 1-1 solo, mannaggia, devo prenderne due. Preso, sì. Siamo a 13. Mannaggia, abbiamo mancato anche questo. Preso, ottimo. 1, 2, 3, grandissimi ragazzi, ne mancano 3. Vediamo di prendere bene la mira. Questo è qui. Non l'ho preso.
Uno. Dove sono gli altri? Allora, uno è qui. No. Preso, ne manca uno. Dov'è? Vieni qua, maledetto. Non so quanti missili ho per prenderti, ma ti devo prendere. Sparo anche a caso, guarda. Magari è meglio. Dove sei? Sì, certo. È qua sopra. No. Preso! Grandioso, mitico Mario, più che altro mitico io. Bravissimo, ce l'hai fatta, lo so, pure meno matto sono. Ah, si rigenera. No, no, grazie, va bene così. Non voglio ripetere la prova. Hanno il sole custode. No, non voglio parlare con te. Benissimo, ragazzi, siamo stati bravissimi. Sono stato bravissimo. E dai, ogni tanto un po' di merito anche a me. Benissimo, quindi adesso Girasolandia è completa. Possiamo andare a Porto Giocondo e fare il... Senza, dopo esserci ammazzati, e fare il livello quello con lo Yoshi. Intanto prendo la solita vita qua sotto, che comunque fa sempre comodo. Andiamo. Ok. Eccoci qua. E andiamo a Porto Giocondo. Adesso poi bisogna capire dov'è l'uovo di Yoshi a Porto Giocondo. Andiamo a vedere. L'avventura fruttata degli Yoshi. Ok. Tra l'altro c'è una M lì vicino. Allora, tecnicamente lo Yoshi dovrebbe essere lì vicino al coso. Dai, ci vediamo allo Yoshi, vi evito tutto il prima. Eccoci qua, come vi dicevo, l'uovo di Yoshi è lì. Quindi, è apparso, vuole sta cosa spinosa, mi sembra si chiami Durian. E niente, dobbiamo farlo uscire da qua. Adesso vediamo di salirci. Vediamo un po', da qua si sale? Sì. Vediamo se siamo fortunati. No, banana. Cos'è un cocco? E poi sicuramente cadrà giù quello che serve a noi, non vi preoccupate. Vera. Sono finiti i durian? Beh. Basta, è finita la frutta. Un altro cocco. Che è troppo facile se ce lo dava subito, no? Ananas. Sto finendo l'acqua, eh. Vuoto. Eccolo. Giù. Com'è che si pigliava la frutta? Ah, così, via. No, che poi scompare.
Piglialo. Ah, devo calciarglielo? Piglia. Oh, ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Yoshi è con noi. Ma vabbè, presumo che Yoshi ci arrivi lì, no? Proviamo. Se no devo salire lì. Aspetta. Proviamo a fare una cosa così. Ah no, di lì non ci arriverò mai. Ah, aspetta un attimo. Eccolo lì. Vedi? Questo si muove. Ok, andiamo. Ecco a cosa servivano i pescioloni. Non a mangiarseli. Tra l'altro sono a corto di succo. Allora, rieccoci qui per la volta numero boh. Avrò fatto morire Yoshi non so quante volte. Anche perché io stavo giustamente anche usando Yoshi per cercare di salire il più possibile. Quello è troppo in alto, mi sa. Devo aspettare. Dicevo, ho cercato di usare Yoshi giustamente per salire il più possibile usando i pescioloni. Però lo scopo l'utilizzo di Yoshi è, cioè, più che altro ci serve per eliminare quella melma che c'è là in alto. Quindi se noi facciamo così, esatto, tecnicamente siamo un po' più avvantaggiati adesso. Vediamo di non morire male. Ok. E adesso ci serve il pesciolone. Pesciolone. Adesso vediamo di salire. Eccoci qua, ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Adesso cadrò sicuramente. Voilà, mitico. Dopo 60.000 ore ce l'abbiamo fatta. Non vi dirò mai quanto tempo ci ho messo. Indovinatelo voi. Sì, scusate, probabilmente sentirete anche una voce un po' così, ma sono anche leggermente influenzato. Non mi faccio mancare nulla, come si suol dire. Bene, quindi dai, facciamo che per questo episodio è tutto. Se il video vi è piaciuto lasciate un like e un bel commento. Noi abbiamo conquistato i soli custodi dei primi quattro mondi, quelli gli otto, diciamo, conquistabili. Poi successivamente prenderemo gli altri. Nel prossimo episodio vedremo di andare avanti con Sabbie Rosse, quindi andremo a scoprire cosa c'è dentro all'albergo che è saltato fuori dopo che la manta gigante elettrica è stata sconfitta, divisa e sconfitta da noi. Quindi, come dicevo prima, per questo video è tutto. Se vi è piaciuto lasciate un like e un bel commento e vi aspetto come sempre numerosi qui sul canale, pronti a continuare insieme la nostra ricerca dei soli custodi, sperando che la mano in questo periodo migliori. Quindi un saluto a tutti dall'ingessato.
Eccomi qua, e un saluto a tutti da The Sims, e a presto.